Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Ruggero Marchetti. Sorelle e fratelli, amici e amiche, benvenuti a questo culto. Ci raccogliamo alla presenza del Signore. Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Dice il salmista: io confido nella tua benignità, il mio cuore giubilerà per la tua salvezza. Io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Preghiamo. O Signore Dio nostro, tu in Gesù Cristo ci hai fatto conoscere la tua salvezza. Donaci in questo momento di culto uno spirito di riconoscenza e di letizia, perché ti adoriamo con un solo cuore e con un'anima sola e celebriamo le opere meravigliose che tu hai compiuto per la redenzione degli uomini. Te lo chiediamo in Gesù, nel suo nome, benedetto in eterno. Amen. Sorelle e fratelli, perché la sofferenza? Come si giustifica, se mai si può giustificare, l'esistenza del male? Da sempre l'umanità è alle prese con questo interrogativo che torna in ogni epoca ed in particolare nella nostra, che sembra essere più sensibile al male di quelle precedenti, a proporsi col suo pesante carico. C'è un libro nell'Antico Testamento, il libro di Giobbe,
che è tutto così dedicato a questo tema. È uno, hanno detto molti, dei più grandi libri che sia mai stato scritti, una profonda riflessione sul dolore e sul male. Ma come è tipico della scrittura, non si tratta di riflessioni teoriche. Il problema della sofferenza qui si incarna in una persona, il protagonista di questo libro, in Giobbe, un ricco sceicco arabo. Giobbe non è un ebreo, e anche questo è interessante, ma crede nel Dio di Israele. Ecco, un ricco sceicco arabo che è stato d'improvviso colpito da terribili sciagure, ha perduto ogni ricchezza, ha perduto soprattutto i figli e le figlie. È stato colpito poi da una terribile malattia che lo ha così, insomma, letteralmente sfigurato. Poi sono arrivati degli amici che volevano consolarlo, ma in realtà non hanno fatto altro che accrescere la sua sofferenza, perché hanno voluto in qualche modo così, insomma, razionalizzare il male, e hanno voluto spiegare a Giobbe che doveva esserci un motivo per quello che gli è capitato, e il motivo era sicuramente un suo peccato. E Giobbe, che invece era cosciente di non aver fatto nulla di così grave da arrivare a giustificare quello che gli è successo, si ribella a tutto questo. E allora il dialogo diventa un confronto e diventa poi uno scontro sempre più duro, sempre più pesante. Anche perché Giobbe sa che è un altro il suo vero interlocutore. È quel Dio che, di questo è consapevole, lo ha colpito, senza che lui riesca a trovare un motivo per questo. E il dramma di Giobbe è che lui vuole continuare a credere in quel Dio, che è più che mai il suo Dio. E allora ogni tanto Giobbe, con le sue parole, si stacca dagli amici, non più amici in qualche modo, e si rivolge a Dio. Ma Dio tace. I ripetuti, martellanti inviti che Giobbe gli rivolge, le sue sfide disperate perché finalmente gli risponde, il suo gridargli in faccia: parla, parlami per favore, io ti risponderò, rispondimi e io ti parlerò. Tutto questo ha avuto come solo risultato il silenzio più assoluto. E questo silenzio di Dio si fa via via sempre più pesante, sempre più intenso. E pesa su ogni cosa, come le nuvole pesanti che nell'estate gravano sulle teste e ci fanno quasi sperare che scoppi il temporale. Ed ecco che finalmente il temporale scoppia. Finalmente Dio parla a Giobbe. Intanto siamo arrivati al capitolo 38 di questo libro. E allora ascoltiamo le prime parole che Dio rivolge a Giobbe. Leggiamo i primi 7 versetti del capitolo 38 di questo libro. Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta e disse: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingi di fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Dove eri quando io fondavo la terra? Dillo se hai tanta intelligenza. Chi ne fissò le dimensioni, se lo sai? O chi tirò sopra di essa la corda da misurare? Su che furono poggiate le sue fondamenta? E chi ne pose la pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia? Voglio benedire il Signore, la lettura e l'ascolto che abbiamo fatto della sua parola, e benedica anche la nostra così riflessione su questa parola. Amen.
Allora il Signore rispose a Giobbe. Questa breve frase è forse la più importante di tutto intero il libro. È l'intervento di Dio che arriva all'improvviso, che dà di colpo a questo scritto il suo tono specifico e il suo vero senso e chiarisce tutto quello che è avvenuto e di cui il libro ha parlato fino a questo momento. Sì, Dio parla. Allora ci rendiamo conto di non essere alle prese con i pensieri di un saggio o di un filosofo, ma con una testimonianza e un insegnamento sulla fede. Dio parla e comprendiamo che non siamo di fronte all'arbitrio di un destino che cieco e spietato colpisce gli esseri umani senza che possano difendersi. No, non è così. Il fatto stesso che qui non si dica semplicemente che Dio parla, ma che Dio si rivolge direttamente a Giobbe, gli risponde, ci fa avvertire un moto, come uno slancio di simpatia del Signore verso di lui. Dio adesso parla perché finalmente ha raccolto la sfida appassionata che Giobbe gli ha lanciato. E così questa creatura nella sofferenza finalmente riporta una prima vittoria sul suo creatore. Ma come risponde Dio a Giobbe? Che gli dice? Innanzitutto colpisce il modo con cui Dio si rivolge a Giobbe. Non è una voce chiara e limpida, quella che viene d'improvviso a infrangere il silenzio. Dio, così ci è detto, risponde a Giobbe in mezzo alla tempesta. È strano. Non è certo questa la prima volta che Dio parla agli esseri umani. Quando ad esempio aveva parlato ad Elia, Dio si era rivolto al profeta con quella che la Bibbia definisce in maniera suggestiva la voce del silenzio, in un mormorio silenzioso. E così, nello stesso modo dolce e intimo con cui parla ad Elia, noi ci aspetteremo si rivolga ora a Giobbe per consolarlo del suo dolore. E invece no, gli risponde in mezzo alla tempesta, gridando in mezzo al turbine. Perché mai? Perché Dio si adatta alle nostre situazioni, ai nostri stati d'animo. Il cuore di Giobbe era in tempesta, era in preda all'inquietudine. E allora era necessario troncare quell'inquietudine e quella tempesta. E Dio lo fa intervenendo con una sorta di esplosione. Con la sua potenza mette a tacere tutto ciò che in Giobbe è in subbuglio e lo mette in condizione di ascoltare quello che gli dice. Ma cosa dice mai questa parola tempesta che si avventa su Giobbe? Questo discorso si apre con un tocco di ironia. Giobbe si era detto pronto a rispondere a Dio se avesse voluto interrogarlo. E Dio lo prende alla lettera e gli dice: chi è costui che oscura il consiglio con parole insipienti? Cingi di fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi insegnerai. Ecco, è come volevi tu. Insegnami allora adesso quello che dicevi di potermi insegnare. Ma il cuore di queste parole di Dio non consiste in questo. Tutto il discorso di Dio, che si estende per ben 4 capitoli, non è altro che la minuziosa descrizione del suo potere creatore. E così, cominciando dal nostro testo d'oggi, immagine dopo immagine, Dio fa contemplare a Giobbe in una sintesi mirabile il suo aver fatto la terra, i cieli, il mare, gli esseri viventi che la popolano. In breve, Dio recita qui a Giobbe i primi capitoli della Genesi. E anche qui però possiamo chiederci perché. In fondo, se noi fossimo Giobbe, avremmo tutto il diritto di sentirci insoddisfatti e anzi quasi infastiditi da questo modo di procedere di Dio. Gli potremmo dire: ma come? Io ti interrogo sul mio dolore, così reale, concreto, devastante, e tu ti metti a fare sfoggio di potenza, mi parli di qualcosa che è estraneo alla mia situazione. E addirittura te la prendi con me, mi prendi quasi in giro, perché io non ho vissuto l'inizio dell'universo che tu hai creato, quando sei proprio tu che mi hai fatto nascere in un certo momento e in un certo posto. E non è colpa mia se non ero presente all'inizio del mondo. Tu allora non mi rispondi, fai il maestro di storia.
Tutto questo non ha senso. Invece no. Se ci pensiamo bene, tutto questo ha un profondo significato per Giobbe e per la sua sofferenza. Dio si presenta a lui come l'architetto dell'universo, che ne disegna i piani e lo costruisce in base al suo progetto. E proprio perché il Dio del principio, il Dio del progetto dell'universo, egli ne conosce sicuramente anche lo scopo, il fine a cui è destinato. E poiché solo chi conosce il principio e lo scopo di una cosa può valutarne pienamente il valore, Dio qui allora rivendica per sé il solo vero giudizio sulle realtà del mondo e della vita. Se io, dice insomma Giobbe, ti ho ricordato che non eri presente alla creazione della terra e dei cieli, non è per accusarti, ma perché tu possa renderti conto che solo io ho organizzato così mirabilmente la configurazione dell'universo e ho sistemato la terra, il mare, le stelle. Solo io so il senso delle cose e degli avvenimenti. E poiché la sofferenza è parte integrante della realtà del mondo, io so anche, e lo so solo io, qual è il significato della sofferenza e nella sofferenza in generale qual è il significato della tua sofferenza. Tu non puoi comprendere perché soffri. E anzi, fai fatica anche solo a accettare l'idea che ciò che ti devasta possa avere un senso. Ma io ti dico che il tuo dolore, anche il tuo dolore, ha un senso. E ti chiedo di avere fiducia in me, che so qual è questo senso. Ecco, avere fiducia. Tutto si gioca qui. Perché quando sei alle prese col dolore, puoi accettare che qualcuno ti dica che il tuo soffrire ha un senso solo se hai una piena, totale fiducia in colui che te lo dice. E Dio può chiedere a Giobbe di avere fiducia in lui quando gli dice questo, solo perché conosce, lui che conosce tutto, la lotta appassionata che Giobbe ha sostenuto contro tutto e tutti, e anche contro se stesso, per continuare a credere in lui, per continuare ad avere appunto fiducia in lui. E poiché Dio sa anche quanto abbiamo bisogno del suo aiuto proprio per avere fiducia in lui, fa dono a Giobbe di due bellissime immagini che chiudono il testo di oggi. Gli fa contemplare le stelle del mattino che cantano in coro e i figli di Dio che applaudono tutti. E lo facevano questo mentre poneva le basi della terra e ne fissava la pietra angolare. E così Dio dona a Giobbe il soccorso del canto che alleggerisce il cuore, della bellezza, e lo aiuta allora a ritrovare ancora di più pace. Gli ricorda che l'universo è armonia e l'armonia del creato che sgorga dalle sue mani non può non corrispondere a ciò che per gli esseri umani è l'armonia per eccellenza, il canto, la musica. E allora ecco, la sinfonia suonata qui da due diverse orchestre, cantata da due diversi cori, le stelle del mattino e i figli di Dio. C'è una spiegazione di queste due immagini che troviamo nei maestri in Israele. È una spiegazione affascinante, ma anche stimolante. In Israele c'era l'uso di iniziare le proprie preghiere all'alba, contemporaneamente al brillare delle stelle del mattino. E il Talmud, il grande libro della tradizione ebraica, afferma che le stelle del mattino non sono altro che le 12 tribù di Israele che corrispondono ai 12 segni dello zodiaco. E poiché nel nostro testo le stelle cantano prima dell'applauso dei figli di Dio, che poi sono gli angeli, i rabbini ne hanno concluso che il canto dei membri del popolo di Dio ha la precedenza su quello degli esseri celesti. Dio, insomma, preferisce il nostro canto umano a quello angelico. Il Talmud giunge persino a dire che gli angeli non possono elevare il loro alleluia se non è preceduto da quello degli esseri umani. Ecco allora che le prime parole che Dio rivolge a Giobbe portano in sé l'insegnamento che il vero senso della creazione sta nel suo amore per l'umanità e che misteriosamente ma realmente la sofferenza va vista nel quadro di quest'amore a cui siamo chiamati a rispondere col nostro amore, di questa fiducia che Dio ha in noi, alla quale siamo chiamati a rispondere con la nostra fiducia. E tutto questo è chiamato a trasfigurarsi ogni giorno, ogni mattina, in preghiera, riconoscenza e canto. Amen. Amen.
sorelle e fratelli, vogliamo chiudere questo nostro culto rivolgendosi a Dio, al Creatore, come al nostro Padre, con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tu hai il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E riceviamo la benedizione del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi, ora e sempre. Amen. Arrivederci, alla prossima volta se volete, e una buona domenica a tutti e a tutte. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Ruggero Marchetti.